Siamo qui con Daniele De Luzzo, delegato della CKI Classic Kiteboarding Italia, per la prima tappa del campionato italiano di kiteboarding Wave in Puglia. Cosa ci dici? Sì, di la questo? Prima tappa di un campionato nazionale che disputiamo qua in Puglia. È l'inizio di una lunga serie, speriamo. Infatti avremo un'altra tappa di campionato nazionale a Gallipoli dal 25 al 27 ottobre. È un'altra specialità, però fa parte sempre della stessa classe. E come sono andate un po' la giornata di oggi? Abbiamo visto il vento, quasi 20 nodi, giusto? Abbiamo incominciato con una buonissima condizione, più di 25 nodi con 2,5 metri di onda formata, periodo che andava dall'8 al 10 secondi per onda. E adesso le condizioni stanno un po' scemando, però siamo ancora in una condizione ottimale per poter disputare tutte le hit che mancano fino alla fine della gara. Ok. E atleti un po' da tutta Italia? Sì, abbiamo gli atleti più forti da tutta Italia. Ovviamente le regioni più rappresentative sono la Sicilia, la Sardegna, la Calabria e la Puglia. Sono tutte le regioni che godono di condizioni di onda e vento ottimali, nutrita anche la rappresentanza romana. Ottimo. Dici un pochettino, come pensi che possa essere il risvolto della gara? C'è già il favorito, c'è già qualche... A che punto siamo? Non possiamo dare nessuna indicazione ancora. La giuria sta lavorando, il tabellone sta andando via veloce e diciamo soltanto che i favoriti, quindi le teste di serie, stanno andando tutti avanti, non c'è nessuna defezione. Però anche diciamo chi non è testa di serie, che nel ranking è un po' più in giù, si è divertito. Bene, ma invece per i nostri sportivi pugliesi o anche a chi ancora non si è mai avvicinato a questa disciplina, cosa consiglieresti? Qual è diciamo il mood per appassionarsi a questo sport? Beh, prima di tutto venire ad assistere a queste manifestazioni. Sono una festa dello sport, non solo per chi pratica ma anche per tutti gli altri. E ci sono diverse scuole in Puglia che hanno la possibilità diciamo di far provare anche gratuitamente a volte questo sport. Poi ovvio uno sceglie se è una cosa che gli può piacere o meno, ma il 90% delle persone che viene a provare dopo continua.